Pensavo di non aver più dovuto fare video sulla questione di Hyperverse, di Hypernation e di tutta quella tarantella lì, ma in realtà ogni volta mi sbaglio perché quando pubblico un nuovo video, casualmente una settimana dopo escono nuove cose riguardo e quindi sinceramente preferisco fare un video, anche se magari può sembrare ripetitivo, dove appunto vado a spiegare quel che penso e se effettivamente è una cosa fattibile o no, visto che personalmente so che ci sono tanti utenti che hanno perso tantissimo. Proprio l'altro giorno mi ha contattato una persona che mi ha detto: "Ehi, giù, ho perso 10K, come posso fare a recuperare?" E quindi a me dispiace tanto, anche perché oltretutto ci sono, oltre ad essere utenti che hanno perso tanto, utenti che sono inesperti e non sanno bene come funziona precisamente tutta questa giostrina e tutto questo teatrino, e quindi con questa roba che stanno continuando a fare magari potrebbero togliervi ulteriori soldi. Quindi io personalmente odio queste cose perché alla fine lavorano, diciamo, sulla disperazione della gente, cioè c'è tanta gente disperata che veramente cerca di recuperare in ogni modo, e invece più che recuperare continua a buttare solo soldi. Ma prima di continuare questo video, volevo ricordarvi che nella prossima settimana uscirà il video che ho fatto in collaborazione con la modella Coyote, la modella di OnlyFans. E abbiamo discusso un po' sul business di OnlyFans, quindi sui guadagni, quanto si guadagna su OnlyFans, insomma, abbiamo fatto un bel video. Vi consiglio di attivare le notifiche e di restare connessi poiché uscirà la prossima settimana, quindi guardatevelo, è un video davvero interessante. Recentemente un utente mi ha scritto chiedendomi: "Ehi Gio, ma sai come si accede al piano di recupero Satoshi AI?" Insomma, tutta questa roba qui. Io, ragazzi, non mi nego che all'inizio ho detto: "Ma che cavolo è quest'altra roba?" Perché non ne avevo mai sentito parlare prima d'ora, quindi ho detto: "Boh, chissà che altro hanno messo in giro." Mi sono un po' documentato, ho visto, quindi quel che voglio dirvi in questo video, sicuramente tutto quello che penso a riguardo e se effettivamente c'è una possibilità o una modalità dopo aver analizzato il tutto, ma soprattutto vi invito a vedere questo video dall'inizio alla fine perché è fondamentale per capire tutti i passaggi e tutto il ragionamento logico che c'è dietro. Ma prima di incominciare questo video, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e attiva la campanellina in modo tale da non perderti nessun video. Dicevo, tutto è iniziato quando questo utente mi ha contattato dicendomi: "Ehi Gio, ma sai come recuperare da Hyperverse col piano Satoshi, col piano Fra, con tutta sta roba qua?" Tanto che ho iniziato a documentarmi un po' e ho detto: "Ma vediamo, effettivamente si può recuperare, sbloccheranno questi prelievi, sarà tutto possibile." Allora, parto col dirvi che questo Satoshi AI è un nuovo token che hanno creato collegato ad Hypernation. Infatti ora vi farò vedere dal computer che l'accesso ad Hypernation si può fare solo essendo già logati ad Hypernation, quindi l'accesso a Satoshi AI si fa collegando a Hypernation. Infatti vi chiede esplicitamente le credenziali di Hypernation. Ma nonostante ciò si parla addirittura di un piano recupero, questo piano Fra, dove vanno versati ulteriori soldi, ulteriori USDT. Allora, vi dico subito che tutto non ha senso, perché se continuano a chiedere ulteriori soldi, capite bene che con quei soldi che vi stanno chiedendo di certo non vi sbloccheranno i prelievi. Quindi partite già da questo presupposto. E comunque voglio ricordarvi che il mio video di oggi è molto discorsivo per farvi capire qual è realmente il filo logico che c'è dietro, qual è realmente la vera funzionalità di tutto questo e soprattutto se è possibile fare qualcosa. Ragazzi, come potete vedere, io mi sono loggato su Hypernation perché sinceramente è da un po' che non c'entravo in Hypernation e quindi non stavo capendo tutta questa tarantella qui. Vabbè, su Hypernation nulla di particolare, c'è rimasta sempre la stessa roba, non si parla assolutamente di nulla. Ma il punto è che questo Satoshi AI, come potete vedere, se vi collegate sul sito di Satoshi AI, vi richiede il login con le credenziali di Hypernation. Quindi dovete utilizzare la mail e la password che sta in Hypernation. Loggandoci, perché io di fatti mi sono loggato proprio per capire com'è questa nuova Satoshi AI del quale si parla tanto, del quale stanno parlando, innanzitutto vi dice subito questo pulsante deposit. Ora capite bene che già questo deposit significa mettete soldi, nonostante già ce ne siano stati tanti persi, ma mettete ulteriori soldi. E quindi già questo lo fa pensare tanto. Poi c'è quest'altra voce di invite friends, quindi
invita amici, altro piramidale proprio. E poi vabbè, c'è tutta questa roba che a mio parere è un'altra cagata madornale. Ma se andiamo sul Satoshi AI, questo praticamente si presenta come nuovo token. Quindi con questo token, cioè praticamente ragazzi stanno sfruttando la questione dell'intelligenza artificiale, quindi tutta la questione dell'intelligenza artificiale, visto che in questo periodo sta facendo tanto scalpore, diciamo è sull'onda, sulla cresta dell'onda, proprio per, diciamo, fottere, lasciatemi passare il termine, ulteriormente gli utenti che stanno all'interno, che sono stati in questo, diciamo, in questo circolo vizioso. E infatti qui diciamo spiegano tutto, fanno capire come funziona. Ora ragazzi, io non vi nego che sinceramente odio dover vedere ancora queste cose perché sono cose che ormai la gente non ne può più di vedere, cioè classici schemi piramidali dove chiedono di inserire, di invitare amici, di mettere un importo X che lavori in passivo su tutta questa roba del settore cripto che in realtà poi la gente pensa che tutte le cripto sono truffe, ma in realtà sono questi sistemi che utilizzano le cripto per fare tutta questa roba qui. E oltretutto, ed è qua che in realtà voglio veramente aprirvi gli occhi perché mi sembra veramente molto strano e molto utopico. Ho trovato in rete questo pacchetto link fra per richiedere i 50 link, i minimi 50 link. Ora, domanda proprio semplice. Ma come può mai essere una cosa legata ad Hibernation, a tutto questo sistema qui, fatto su un Google Moduli in italiano, proprio così, dove chiede di inserire i dati e di fare il pagamento di 250 dollari? Non mi sembra un attimo più che utopico come cosa, un attimo truffaldina come cosa, cioè chi va a chiedere con un pacchetto così tutta sta roba? Cioè, chiedere USDT per prendere i prelievi impending che ci sono stati, cioè che ci sono per poterli recuperare. È alquanto assurdo come cosa. Difatti, poi, vedendo un attimo su Hibernation, su sta roba lì, non è tanto collegata a questa cosa di Satoshi AI, cioè nel senso, qua si parla di ulteriori fondi che vengono richiesti per tentare di sbloccare quei prelievi, quindi il mio invito ancora è aprite gli occhi a quel che vi si dice e soprattutto a quel che trovate in rete, perché cascare nel fosso è molto molto semplice. Ma piuttosto, come dicevo, se c'è una cosa che a me personalmente sta portando a fare tantissimo profitto, come anche a tutti quelli che mi stanno seguendo, è col trading sul Forex, ragazzi, per il semplice fatto che io tendo a ripeterla questa cosa. Ma perché in realtà molti all'inizio credono che il trading sia truffa, sia tutta questa roba qui, solo perché non ci sono mai cimentati, non sanno veramente come funziona e quindi parlano a vanvera. Allora, dico subito che quel che è successo ormai con Hyper non ha nulla a che vedere, quindi ormai tutto quello che è perso con Hyper è perso, amen. Cioè, quindi i fondi che sono su Hyper, anche se sono su Hyper, non possono essere basati sul Forex perché non hanno nulla a che vedere, sono due cose diverse. È ovvio che chiede un altro capitale iniziare a fare trading, ma la differenza è che con il trading le strategie che noi utilizziamo sono effettivamente buone, efficienti. Cioè, giusto per farvi vedere, questa qui è una nuova strategia che stiamo testando, che utilizziamo noi personalmente, infatti non diamo le strategie, ma diamo semplicemente i segnali sul nostro canale, quindi tutte le persone che iniziano a seguirci e che già comunque si stanno trovando bene. Ci hanno comunque scritto in maniera privata, quindi vi allego il mio contatto qui. Se volete entrare anche voi nel canale, contattatemi e vi aggiungeremo comunque nei nostri gruppi. Quindi dicevo, le nostre strategie comunque sono efficientissime perché a parte che ci serviamo di quattro oscillatori in maniera simultanea, ci indicano come andrà praticamente il mercato. Cioè, in questo caso qui, come potete vedere, le bande si sono colorate di verde. E quindi ha fatto un bel profitto, quindi c'è stata tutta una salita. Difatti, se vediamo, come potete vedere qui, una posizione long partita da questo punto, con un punto minimo che sia questo, magari, cioè come potete vedere ci ha fruttato un per 12, perché poi alla fine l'operazione si è chiusa qui, si è chiusa più o meno su questo livello, e quindi ci ha fruttato tutta questa banda di profitto. È ovvio che sono operazioni che durano nel tempo, ma se avessimo rischiato 100 in questa operazione avremmo fatto 100 per 12, quindi 1200 solo con questa operazione.
Viceversa poi, come potete vedere, c'è la freccia rossa che ci ha indicato che il mercato stava scendendo e difatti poi le bande si sono colorate di rosso. Quindi questo semplicemente per dirvi che il trading non è poi così fake come dicono e come cercano di dire proprio per travisare la cosa, perché in realtà basta studiare, ma il punto è proprio quello che la gente non ci studia e non si informa e quindi pensa che sia tutta una truffa. Quindi questo per dirvi che se volete comunque cercare di recuperare qualcosa o arrivare a fare proprio dei bei profitti, perché molti lo stanno facendo nel mio canale, io vi invito a scrivermi, perché tanto alla fine non costa nulla, lo stiamo dando come servizio proprio per aiutare a recuperare chi ha perso, anche perché abbiamo degli accordi col broker e quindi non necessitiamo di pagamenti per l'affiliazione nel nostro canale. Quindi ragazzi, come avete potuto vedere, ci tenevo a spiegarvi tutta sta roba col Satoshi AI, sta roba del piano recupero, questo piano fra. Infatti, come potete vedere, non mi sono neanche dilungato più di tanto e neanche esposto più di tanto, perché alla fine non me ne frega niente di sta roba, che sono tutte robe fake, cioè si capisce sin da subito che non è poi così reale tutto questo recupero falso che dicono. Ma piuttosto, come vi ho fatto vedere col trading, effettivamente le strategie funzionano benissimo e ci stanno portando a fare tantissimi profitti. Io nel frattempo vi invito ancora ad iscrivervi al canale se non l'avete fatto, ad attivare la campanellina in modo tale che non vi perdiate nessun video, ma soprattutto lasciatemi un like per supporto. Vi ricordo ancora che la prossima settimana uscirà il video con la fantastica Coyote, quindi dateci un'occhiata al suo profilo, ve lo leggo anche questo. E ci vediamo col prossimo video, ma soprattutto buon weekend. Ciao!